Penale tributario è piuttosto attuale, è un problema oggettivamente diffuso e le considerazioni del professore oggettivamente come categoria ci trovano d'accordo. Proseguiamo i lavori ascoltando il dottor Cesare Vincenti, capo ufficio GIP presso il Tribunale di Palermo, 63 anni, è entrato in magistratura nel 76 dopo un'esperienza in Banca d'Italia, ha prestato servizio presso il Tribunale di Agrigento, giudice penale alla sezione misure di prevenzione nel periodo della prima applicazione della legge Rognoni La Torre, curando la redazione fra gli altri del decreto di confisca nei confronti di Vito Ciancimino, poi giudice civile presso la sezione commerciale del Tribunale di Palermo. Passato quindi alla Procura Generale nel 1994, ha rappresentato l'accusa in gravi processi d'appello, fra i quali per la guerra di mafia di Alcamo. Dal 2000 al 2010 ha presieduto la prima sezione penale del Tribunale, trattando delicati processi per abuso d'ufficio, soprattutto i procedimenti per misure di prevenzione patrimoniale antimafia. In tale periodo la sezione ha disposto la confisca di beni per centinaia di milioni di euro e sul piano dell'elaborazione giurisprudenziale ha assunto una posizione leader a livello nazionale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni, fra cui Codice di misure di prevenzione, commentario al Codice di procedura penale. Ha svolto numerose relazioni e interventi in seminari di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, da università e da organismi professionali. Da giugno 2011 svolge la funzione di presidente di sezione GIP GUP del Tribunale di Palermo e ci relaziona in merito a sequestro per equivalente. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori, il dottore Bartoli in particolare, che rappresenta una categoria professionale chiamata a sempre maggiori responsabilità, ma anche vocata ad un rapporto di crescente collaborazione con l'autorità giudiziaria, sempre più impegnata sul versante economico. Quanto maggiore è l'impegno dell'autorità giudiziaria nel fronteggiare la criminalità economica, tanto maggiore e più ampia sarà la necessità di collaborazione da parte degli organismi professionali, in particolare da parte dei commercialisti, che rappresentano, come diceva bene il prefetto Caruso, il braccio sinistro e il braccio destro dell'autorità giudiziaria, anche sotto questo profilo. Mi piace anche ricordare la peculiarità del luogo in cui ci troviamo, il luogo della bandiera nazionale che ho avuto il piacere di visitare ieri e che però ci richiama un concetto, cioè è stata fatta l'Unità d'Italia, ma l'applicazione del sistema normativo in materia di aggressione dei patrimoni illeciti sul territorio nazionale è assai disomogenea. Quindi lo spirito di questo mio intervento è quello di focalizzare la necessità di ampliare l'applicazione delle misure che, come vedremo sinteticamente, sono assai ampie, presentano un ventaglio assai ampio e diversificato, ampliare l'applicazione non soltanto prendendo atto del fatto che la platea dei destinatari si è allargata in maniera superiore rispetto a quello che comunemente si ritiene, perché tutti i convegni mirano, devo dire giustamente, a inquadrare la tematica con riferimento all'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata. Ma non dobbiamo dimenticare che esiste la normativa in materia di misure di prevenzione che consente di aggredire beni anche di criminalità non organizzata e anche beni di soggetti che, pur non facendo parte di associazioni criminali, vivono abitualmente del provento di reati, il che consente l'aggressione anche di beni che siano stati formati attraverso, per esempio, attività corruttive, e quindi in un'ottica di repressione del fenomeno corruttivo che, come sapete, è al centro dell'attenzione a livello anche sovranazionale in questo momento. Il tema è, come si comprende, di grande interesse non solo per le implicazioni di ordine economico. È di ieri la notizia della ipotesi di evasione fiscale della Apple di 1 miliardo di euro, che verrebbe quindi, in un'ottica di eventuale futura confisca, aggredita per equivalente con riferimento a questo ipotetico vantaggio fiscale di proporzioni, di dimensioni enormi, ma anche per le implicazioni, diciamo, di tipo normativo che il sistema ci induce, perché si tratta di un sistema complesso su cui la elaborazione giurisprudenziale è ancora
abbastanza, se vogliamo, recente, perché come sapete un sistema per consolidarsi dal punto di vista della interpretazione ha bisogno di parecchi anni. È un sistema che si evolve in continuazione dal punto di vista normativo e quindi presenta una serie di problematiche anche dal punto di vista interpretativo. E allora perché parlo di sistema? Perché in realtà esistono più confische, più strumenti di aggressione che, partendo dalla confisca classica prevista dal codice penale, come sapete presuppone un rapporto di strumentalità del bene rispetto al reato, le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, o un rapporto di derivazione dal reato, profitto, prodotto, prezzo del reato, e quindi un rapporto molto stretto, perciò dico di pertinenzialità rispetto al reato, si passa poi a confische che si allontanano, che allentano il rapporto di pertinenzialità, a cominciare dalla previsione della confisca per i soggetti condannati per associazione mafiosa, in cui si dice che è obbligatoria la confisca del prodotto, profitto, prezzo o impiego, quindi si amplia l'area di attacco anche con riferimento al bene che sia il frutto di impiego di profitto, prezzo o prodotto, e quindi quando non si riesca a trovare direttamente è aggredibile dal punto di vista appunto della previsione del 416 bis settimo comma del codice penale, anche il bene che costituisca il reimpiego. Però è pur sempre necessario il rapporto di pertinenzialità, cioè la necessità di dimostrare che quel bene è il risultato del reimpiego del provento del reato. Quindi non si trova il provento del reato, è stato acquistato un immobile, confischiamo l'immobile. Evidentemente questa necessità di prova rende scarsamente agibile questo strumento nella maggior parte dei casi, in relazione alla nota vocazione mimetica, si dice, del patrimonio collegato a reati, soprattutto di criminalità organizzata, cioè il patrimonio tende a nascondersi e quindi è difficile trovare direttamente l'impiego del profitto, provento o prezzo del reato. Allora si introduce nell'ordinamento nel 2000, in attuazione, in sede di ratifica di una convenzione OCSE, la cosiddetta confisca allargata, il 12 sexies, che come sapete prevede la condanna per certi tipi di reato che sono ritenuti funzionali all'accumulazione illecita, a cominciare dall'associazione mafiosa, ma anche altri reati, estorsione ed altro, ma che poi fa scattare un meccanismo, a fronte di una sproporzione tra il patrimonio e i redditi dichiarati, un meccanismo di inversione dell'onere della prova, per cui deve essere poi il soggetto condannato per quei reati a dare la dimostrazione, a giustificare la provenienza di quei beni. E si parla per questo di confisca allargata, il rapporto di pertinenzialità con il reato non è più necessario cercarlo. Ma l'istituto che più si muove nell'ottica dello spezzare, diciamo, il rapporto con il reato è quello della confisca di prevenzione. La legge della Torre, ma adesso diciamo il codice antimafia, che recepisce tutta la normativa preesistente in materia, consente di aggredire i patrimoni di soggetti indiziati di appartenere alla mafia, ma per le considerazioni che svolgevo all'inizio anche di soggetti che abbiano vissuto o si ritiene abbiano vissuto del provento di reati, quindi soggetti portatori di cosiddetti di pericolosità non qualificata. Si consente di sequestrare i beni in presenza di due condizioni sostanzialmente alternative: quando ci sia sproporzione tra redditi apparenti o dichiarati e valore dei beni acquisiti, oppure quando ci siano sufficienti indizi di frutto o reimpiego, cioè che inducano a ritenere che quei beni siano frutto o reimpiego di proventi illeciti, ancorché non ci sia quindi la sproporzione. Sono due ipotesi alternative. In presenza di queste condizioni scatta appunto anche qui la cosiddetta inversione dell'onere della prova. Ulteriore è questo modello, dicevo, che modello sul quale ci siamo confrontati per anni, avendo appunto avuto la responsabilità della sezione che in Italia ha disposto più confische rispetto a tutto il resto del paese per ovvi motivi. È un modello che ha sviluppato intanto una giurisprudenza molto ampia in tema di disponibilità indiretta, perché voi sapete che la legge appunto sulle misure di prevenzione presuppone l'aggredibilità di beni che siano direttamente o indirettamente nella disponibilità dell'indiziato mafioso, ma anche, ripeto, dei soggetti portatori di quell'altra pericolosità non qualificata.
in termini di interpretazione del concetto, diciamo, di disponibilità indiretta, la giurisprudenza si è cimentata con una serie di ipotesi. C'è una sentenza interessante al Tribunale di Gorizia a proposito del trust, per esempio, in cui si dice che anche, per la verità, in quel caso la soluzione fu a vantaggio, tra virgolette, dell'indagato, perché si ritenne che il trust in effetti avesse sottratto alla disponibilità dell'indagato quel bene che era stato conferito in trust. Ma invece devo dire che tutta questa tematica sulle forme di interposizione, che in astratto sono idonee ad evitare la confisca, ma che invece poi possono essere superate, tutta questa tematica, tutta questa, diciamo, elaborazione giurisprudenziale che si è formata soprattutto in materia di misure di prevenzione, l'ho vista poi transitare in materia di sequestro preventivo penale. Quindi diciamo che quello che abbiamo seminato poi in realtà è stato recepito sull'altro fronte, fronte sul quale peraltro oggi mi trovo ad essere occupato, perché appunto la sezione GIP-CUP evidentemente è quella che si occupa dei sequestri preventivi penali. Quindi ho, diciamo, la possibilità di verificare sul campo quanto quelle acquisizioni della sezione misure di prevenzione siano poi utili nella interpretazione della normativa, pure questa molto complessa, in materia di sequestro preventivo penale. Ma l'ulteriore passo avanti, devo dire, l'ulteriore rivoluzione è determinata dall'introduzione del concetto di sequestro per equivalente, in cui la pertinenzialità non solo è allentata rispetto del bene, rispetto al reato, ma addirittura è esclusa in radice, perché sì, il sequestro per equivalente colpisce beni che sono, diciamo, ontologicamente di provenienza lecita, perché se non lo fossero sarebbero aggrediti direttamente, non in quanto oggetto di sequestro per equivalente. Si parla di sequestro di valore appunto perché, in assenza, che dice la giurisprudenza può essere anche temporanea, di reperibilità del bene direttamente derivante dal reato, può essere aggredito in funzione di, diciamo, ripristinatoria dell'ordine economico. Si suol dire oggi che ha una valenza sostanzialmente sanzionatoria, tant'è che anche in sede europea si è ritenuto che il sequestro per equivalente non possa essere qualificato come una misura di sicurezza, ma sia una sanzione a tutti gli effetti, con la principale e ovvia conseguenza che non se ne può fare applicazione retroattiva a condotte poste in essere quindi in epoca anteriore all'epoca in cui è stato introdotto l'istituto, proprio perché vale, ma questo diciamo che lo consideriamo un aspetto ormai consolidato, vale lo stesso principio che vige in materia della pena, di pena, quindi in retroattività della pena, in retroattività anche del sequestro per equivalente. Parlavamo con il collega Paci su orientamenti, su cui si soffermerà poi il collega, che portano un po' a conseguenze ulteriori il concetto di qualificazione in termini di pena della misura patrimoniale, con, non voglio anticipare, ma con profili problematici che ci occuperanno di qui a poco. Il sequestro per equivalente sostanzialmente viene introdotto, come così brevi cenni, in prima battuta in materia di usura. Poi, come sapete, appunto nel 2000 il 322 ter viene modificato in sede di ratifica della normativa OCSE, e importanza l'obbligatorietà, laddove invece la confisca del profitto secondo il 240 codice penale era facoltativa. E poi appunto questa rottura decisiva rispetto alla pertinenzialità. Ma parallelamente, diciamo, e simmetricamente rispetto all'ipotesi di confisca per equivalente, quindi viene previsto il sequestro per equivalente, che è una misura, diciamo, anticipatoria della confisca e che a mio avviso dovrebbe strutturarsi in maniera simmetrica o se volete speculare rispetto alla confisca, laddove invece la giurisprudenza tende a ritenere che il sequestro possa avere dimensioni molto più dilatate rispetto alla confisca, trattandosi di una misura cautelare che viene messa, peraltro viene adottata in un momento iniziale dell'indagine in cui alcuni parametri, cui già ben accennava il professore Dominici, non sono molto chiari, per esempio qual è il profitto dell'illecito fiscale, per esempio, o meglio, non è che non siano chiari, ma sono amplificati, ampliati a dismisura, non soltanto dal sistema di presunzioni che vige in materia fiscale,
e che poi in sede quindi penale è destinato ad essere ridimensionato, ma anche dalle note sovrastime dei corpi di polizia che in sede di sequestro tendono a sovrastimare i beni, con conseguenze a mio avviso devastanti sul piano del sequestro per equivalente, perché se la stima ipotetica dell'evasione è di 1 milione e io devo sequestrare beni di valore equivalente a 1 milione, potrò poi invece rettificare quella stima, ma il soggetto avrà subito comunque dei danni notevoli, soprattutto se parliamo di sequestro di aziende. E qui mi preme sottolineare come la gestione giudiziale dell'azienda viva di problematiche proprie che ne determinano in larga misura delle difficoltà operative enormi, che tutti noi possiamo constatare che prescindono ampiamente dalle capacità anche del singolo amministratore giudiziario, ma di questo brevemente accenneremo dopo. Le presunzioni, il sistema, dicevo, raggiunge dei risultati di efficacia particolare sia perché prevede dal punto di vista dell'area soggettiva di intervento, cioè di chi può essere aggredito, sia perché prevede delle presunzioni di fittizia intestazione, che dal settore delle misure di prevenzione, come sapete, il codice antimafia prevede proprio delle presunzioni a favore di tutta una serie di congiunti, e soprattutto con riferimento ad acquisti che siano avvenuti nel biennio precedente o nel quinquennio, ma prevede anche il sistema a queste presunzioni, che quindi consentono di aggredire beni di soggetti terzi rispetto all'indiziato, a queste presunzioni si sommano anche quelle di cui accennavo prima in materia tributaria. Pensate agli studi di settore, agli indici di normalità economica, agli accertamenti bancari, che prevedono poi che il contribuente debba dare delle giustificazioni rispetto alle risultanze degli accertamenti bancari. Tutto questo sistema rende molto più aggredibili, collegato poi al fatto che il bene aggredito in sede di sequestro per equivalente è appunto per definizione un bene di provenienza lecita, tutto questo sistema consente l'aggressione di soggetti e di beni che non hanno una qualificazione di pericolosità in sé. Si diceva prima appunto che il salto di qualità sta nel fatto che non si può parlare più di bene pericoloso in sé, ma si deve parlare di bene che viene aggredito in funzione dell'equivalenza rispetto a un altro concetto. Allora tutte le problematiche relative alla tutela dei terzi, su cui ci siamo imbattuti in materia di misure di prevenzione, perché abbiamo cercato di sviluppare tutta quella interpretazione sul creditore ipotecario, sulla necessità di accertare la buona fede del terzo, eccetera, secondo me queste problematiche vivono di maggiore importanza e diciamo si acuiscono ulteriormente laddove si discuta di terzi portatori di interessi in contrasto con quelli acquisitivi dell'erario, con riferimento a beni che sono in sé non pericolosi. Perché se noi possiamo guardare con sospetto una banca che ha ottenuto una garanzia reale su un bene che, essendo espressione di un patrimonio mafioso ed essendo per esempio quello del costruttore legato alla mafia che offre in garanzia il terreno su cui costruisce l'edificio, si può fare la costruzione che la banca, erogando quel credito e richiedendo quella garanzia, non sia stata in buona fede, nel senso che non ha verificato perfettamente non solo la natura diciamo lecita dell'attività svolta da quel costruttore, ma anche la natura di derivazione illecita di quel bene offerto in garanzia. Tutto questo discorso non si può certo fare con riferimento alla banca che ha chiesto e ha ottenuto in garanzia un bene ereditato dall'indiziato mafioso e quindi per definizione di provenienza lecita. A questo punto vedo comunque che, devo dire con una certa soddisfazione, che la giurisprudenza della Cassazione ritiene che l'ipoteca iscritta su un bene aggredito da sequestro per equivalente deve essere riconosciuta. E quindi dice appunto una sentenza proprio dell'anno scorso che poi varranno i normali criteri di conflitto tra creditori, quindi in questo caso lo Stato concorrerà con la pretesa creditoria del soggetto che ha iscritto ipoteca, ma evidentemente essendo un'ipoteca iscritta prima del sequestro preventivo penale prevarrà il creditore ipotecario su quel bene.
Ma diciamo, le criticità dell'istituto del sequestro per equivalente non si fermano qui. Intanto perché la costruzione giurisprudenziale dei presupposti proprio dommatici del sequestro per equivalente si presta, secondo me, a una serie di considerazioni. Si dice non è necessario l'indizio di irreità, ma è sufficiente l'indizio di reato. Questo in materia di sequestro preventivo penale, ma ancor più ho visto giurisprudenza in materia proprio di sequestro per equivalente. E sotto il profilo che il livello di garanzie sotteso all'adozione di un provvedimento patrimoniale può ben essere inferiore rispetto a quello che invece deve essere presupposto nel caso di applicazione di una misura cautelare personale, quindi che limita la libertà personale dell'individuo, perché si dice il diritto di proprietà avrebbe minori garanzie del diritto alla libertà personale. Tutto questo può anche essere condiviso, laddove però non si ometta di segnalare che anche un sequestro preventivo può fare danni notevoli al soggetto, che può portare al fallimento dell'azienda, può portare a danni. E allora pensare che sia sufficiente l'indizio di reato per aggredire il bene di un soggetto, tant'è che poi la Cassazione ha cominciato a chiarire che in realtà ci deve pur essere un collegamento tra il titolare del bene, o meglio, tra il soggetto destinatario del sequestro penale, che potrebbe non essere il titolare del bene per le considerazioni che facevamo prima in tema di prestanome e di interposizione, ma ci deve essere pur sempre un collegamento tra soggetto. Anche se questo collegamento non deve raggiungere la soglia dell'indizio. Io non parlo spesso con i colleghi del Tribunale del Riesame, ma perché sono i nostri controllori dei nostri provvedimenti, perché il provvedimento anche di sequestro preventivo penale può essere impugnato davanti al Tribunale del Riesame, ma è importante l'interlocuzione, però diciamo la materia è molto scivolosa, tant'è che poi basta leggere delle rassegne di giurisprudenza in materia di Cassazione che decide delibertate e quindi in relazione al sequestri anche preventivi penali di beni, e vediamo che ci sono interpretazioni le più diverse sia sul presupposto dell'indizio, tant'è che per esempio in materia fiscale si dice che il Tribunale del Riesame non ha il potere di riqualificare il reato fiscale e non ha neanche il potere di rideterminare, ridimensionare il profitto del reato fiscale, perché quello sarebbe competenza del giudice di merito. Ma dico, scusate, la prognosi di confiscabilità del bene attinto da sequestro preventivo penale è evidentemente una prognosi che richiede l'accertamento del fumus del reato, quindi il Tribunale del Riesame è il giudice del merito, sia pure in questa ottica, diciamo, provvisoria e allo stato degli atti. È chiaro, non può andare a sviluppare ulteriormente profili difensivi o profili diversi da quelli che in quel momento l'indagine ha acquisito. Tuttavia deve valutare se effettivamente il reato ipotizzato sussiste, se sussistono gli indizi che lo abbia commesso quel soggetto. E naturalmente il profilo pure importante che deve valutare il Tribunale di Esame è quello della disponibilità. Spesso il Tribunale di Esame è investito da ricorsi che tendono a sostenere che il bene in realtà non è nella disponibilità del soggetto indiziato o comunque indagato in quel momento, ma che il bene è intestato a terzo perché è effettivamente di proprietà del terzo. Dicevo prima, la giurisprudenza in materia di interposizione ha fatto dei passi molto avanti, partendo dalla ipotesi più banale del conto corrente cointestato. Voi sapete che fino a un certo momento si riteneva che la cointestazione impedisse il sequestro dell'intero saldo del conto corrente, perché la cointestazione in termini civilistici presuppone la comproprietà, diciamo, quindi per quote ideali. Laddove invece si sostiene più recentemente che la disponibilità dell'intero conto corrente, essendo ciascuno dei cointestatari dotato di potere di firma disgiunta, ciascuno ha la disponibilità dell'intero e quindi può essere aggredito l'intero. Ma poi si è fatto ulteriori passi avanti in materia di assoggettabilità del bene anche soggetto ad un pignoramento o del bene di società dichiarata fallita.
Quindi diciamo tutta una serie di casi che tradizionalmente venivano ritenuti idonei a sostenere che il soggetto aveva perduto la disponibilità di quel bene. Tutti questi concetti, mi piace ricordare anche il concetto di esterovestizione dell'azienda, che in termini fiscali è molto attuale, non a caso all'inizio ho fatto cenno al fenomeno Apple. Sostanzialmente in materia fiscale la nuova frontiera è quella di ritenere che una società, che è un gruppo societario che dispone di società allocate in vari territori al di fuori all'interno del territorio nazionale ed altre al di fuori del territorio nazionale, possono avere organizzato questa struttura di gruppo societario al fine di eludere la imposizione fiscale, perché avrebbero goduto di situazioni particolarmente favorevoli dovute al fatto che una delle società, che per esempio in una ipotesi che ho avuto modo di verificare direttamente aveva sede in Svizzera, godeva di un trattamento fiscale migliore rispetto a quello che avrebbe goduto se fosse stata tassata in Italia. È così che la società italiana cedeva questi beni alla società svizzera realizzando un profitto minimo. La società svizzera ricedeva questi beni a una terza società, naturalmente facente parte dello stesso gruppo, per esempio allocata in Inghilterra, realizzando il massimo del profitto. Quindi il bene veniva ceduto da 10 a 12 alla società svizzera, profitto 2 che veniva tassato in Italia. La società svizzera poi lo cedeva alla terza per 50, profitto 38 quello che è, che veniva tassato poco perché la Svizzera ha una imposizione fiscale minore. La terza società poi faceva quello che doveva fare con il bene finito, eccetera. Ebbene, questa triangolazione è stata ritenuta espressione di una elusione fiscale, con poi l'ulteriore frontiera, a mio avviso, parlo a degli esperti, ancora più devastante, che è quella del cosiddetto abuso del diritto, cioè una ipotesi che di condotta che, pur essendo formalmente consentita dall'ordinamento, tuttavia esprime un abuso del diritto perché avrebbe una finalità elusiva del trattamento fiscale. Quindi, e questo peraltro dalla sentenza Halifax è ormai riconosciuto. Quindi questo discorso diciamo tende a mettere in evidenza come il sistema si evolva nel senso della maggiore efficacia, ma imponga sempre una maggiore attenzione sulla organizzazione di un sistema, diciamo di una rete professionale di alto livello che possa essere sufficientemente attrezzata per offrire quelle prove contrarie che l'ordinamento italiano, nelle varie ipotesi di sequestro cui prima facevo riferimento, poi offre sulle spalle diciamo del soggetto indagato. Quindi maggiore è la trasparenza nella gestione, nella tenuta della contabilità, nella gestione del contribuente, tanto maggiore sarà quella trasparenza, tanto maggiore sarà la possibilità di difesa rispetto a un sistema tanto efficace, ma anche se vogliamo anche tanto poco garantito. Il presupposto dell'indizio di reità lo abbiamo detto, il presupposto della disponibilità ne abbiamo un po' parlato, i limiti del profitto. Non voglio richiamare concetti, ma il discorso della quantificazione del profitto è un discorso assai delicato che comporta delle conoscenze di tipo anche ragionieristico, se vogliamo, in certi casi, che impongono anche il ricorso a perizie appunto svolte da soggetti qualificati. Perché se è vero che il sequestro può avvenire per equivalente, bisogna che i due termini dell'equivalenza siano sufficientemente chiari. Da una parte l'entità del profitto, su cui sapete tutti che la giurisprudenza si è cimentata in disquisizioni molto complesse, il reato in contratto, il reato contratto, la nota vicenda in imbrogillo sul profitto, sull'extra profitto, non voglio entrare su questo che sono tematiche molto delicate, peraltro la vicenda in imbrogillo si è conclusa, devo dire, in maniera recentemente con l'assoluzione di tutti, quindi tutta questa grossa tematica come c'era Bassolino in quel processo in cui appunto si discuteva del termovalorizzatore, no?
tutte queste gli sforzi interpretativi sul concetto di profitto, devo dire che comunque hanno segnato la giurisprudenza più recente. Ma dall'altro lato, e in questo la funzione dell'esperto contabile diventa molto importante, dall'altro lato la stima del bene rispetto al quale esercitare il sequestro per equivalente, perché se noi sequestriamo per equivalente delle quote sociali, noi dobbiamo sapere quanto valgono queste quote sociali, e voi sapete che non c'è cosa più complessa della valutazione di una quota sociale. Io ho avuto l'esempio recente nel Tribunale di Palermo di una confisca per equivalente di quote che nominalmente erano rapportate, effettivamente apparivano congrue rispetto al profitto conseguito attraverso questa truffa alla Comunità Europea, eccetera. Però di fatto erano state svuotate del tutto di contenuto economico, perché il titolare dell'impresa, che poi appunto era il proprietario, se vogliamo, esclusivo di queste quote, in realtà aveva svuotato la società, aveva percepito tutti questi contributi, li aveva portati chissà dove, i proventi del reato, e quindi alla fine sì, ci siamo accontentati, peraltro in sede di patteggiamento, della confisca delle quote, perché nominalmente avevano quel valore, ma in realtà abbiamo confiscato un bel nulla. E quindi su questo profilo è importante anche l'opera del Tribunale del Riesame. Abbiamo provvedimenti in cui il Tribunale del Riesame, che però per i tempi non è in grado di disporre una perizia, che deve provvedere entro pochi giorni, e allora è il GIP però che può ben rimodulare l'entità del sequestro preventivo per equivalente sulla base di una perizia, in questo caso quindi l'attività dei consulenti e degli esperti contabili può essere preziosa. Mi avvio alla conclusione segnalando alcune tematiche che sono ancora aperte e che sono a mio avviso molto di rilievo. La tematica dell'autorità che deve provvedere alla nomina dell'amministratore giudiziario nel caso di sequestro preventivo penale di beni dinamici, quindi di aziende. Perché io ho la netta sensazione che il sistema si evolva nel senso che deve essere il GIP a nominare l'amministratore e non il pubblico ministero, come invece oggi si continua a tendere a fare. Chi è l'organo che dà le autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione? Adesso si sta consolidando il principio secondo il quale è il GIP che ha emesso il provvedimento di sequestro che deve continuare a emettere i provvedimenti autorizzativi, sebbene il procedimento sia transitato alle fasi successive. Il profilo ancora molto aperto, molto complesso, della sequestrabilità dell'intero profitto in capo di ciascuno dei concorrenti, perché ho verificato che c'è una sentenza recentissima del 26 marzo 2013 della Cassazione che, contraddicendo la precedente giurisprudenza secondo la quale il sequestro poteva essere appunto per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, nella procedura Balducci-Anemone, quindi un procedimento particolarmente complesso, ha ritenuto invece esattamente l'opposto, cioè ha detto: siccome il sequestro non può avere un ambito oggettivo, un'estensione maggiore di quello che sarà la successiva confisca, non può esorbitare il discorso. Quindi la cosa, come sapete, come vedete, è molto delicata, anche perché io sostengo che invece in sede di sequestro bisogna sequestrare l'intero in capo a ciascuno, perché non sappiamo poi l'evoluzione del procedimento, cioè quel soggetto che magari ha subito il sequestro verrà poi assolto, rimane l'altro corneo sul quale magari non avremmo esercitato il potere di sequestrare per equivalente, e quindi a quel punto la garanzia. Un'ultima considerazione, proprio per chiudere, mi riallaccio all'osservazione del professore Dominici a proposito di sanzioni, no? Reato fiscale, sequestrabilità per equivalente dell'ammontare delle sanzioni. Io concordo pienamente sul fatto che il profitto certo non può comprendere la sanzione, altra cosa è l'utile, altra cosa è. Tuttavia il sequestro, secondo me, conservativo del patrimonio del soggetto che ha indagato, che ha commesso un reato fiscale, a favore del danneggiato Stato erario, con riferimento alle sanzioni, potrebbe ben essere attuato. Non mi risulta che in Italia ci siano sequestri conservativi sviluppati su questo versante, e più in generale sul versante della tutela dei danneggiati dal reato. Chiudo dicendo questo: Einaudi diceva che non ci può essere libertà politica se non c'è libertà economica.
Io credo che la libertà economica si alimenti anche attraverso la ripulitura, se vogliamo, del mercato dalle infiltrazioni all'economia illegale, e quindi in questo senso buon lavoro a tutti.